Filippo, rappresentante del gruppo di italiani. Ciao, io sono Filippo, il responsabile del gruppo della diocesi di Anagna Ladri. Quando siamo... Allora, Michele è il mio traduttore. Allora, quando abbiamo varcato il confine della Spagna, ci ha fermato la polizia e siamo stati fermi per 9 ore all'autogrill e abbiamo pensato, questa è l'accoglienza della Spagna. Alla prima autogrill ci hanno fermato e non potevamo andare avanti. Pues nada, este es Filippo de la diócesis de Anagna Ladri, yo soy el traductor. Y cuando llegamos nos pararon enseguida en la frontera, 9 horas en un área de servicio ahí parados. Y pensamos, pues así nos acogen, pues vaya caca. Y entonces estábamos un poco así como tristes, ¿no? Y claro, llegamos aquí con la esperanza de encontrar algo mejor. Cuando siamo arrivati qui, tutte le persone ci hanno detto, tutte preoccupate del perché eravamo in ritardo. Ogni persona che abbiamo incontrato ci guardava e ci chiedeva perché. Allora abbiamo capito che in realtà la vostra accoglienza c'era già da prima, già da quando eravamo partiti dall'Italia. Voi ci stavate già aspettando e già avevate aperto le porte delle vostre case. Però quando abbiamo arrivato al pueblo, pues enseguida nos hemos dado cuenta, ¿no?, che non nos habían acogido los de la área de servicio, nos habíais acogido vosotros. Y no cuando hemos llegado aquí, sino cuando hemos salido de Italia. Porque cuando hemos llegado, nos habéis enseguida empezado a preguntar qué tal el viaje, por qué habéis tardado tanto, por qué habéis estado ahí 9 horas en el área de servicio y tal. Entonces, gracias por todo esto. E tutti ci chiedono perché noi italiani vogliamo partecipare alle GMG. Quando il Papa, noi siamo di Anagna è molto vicino a Roma, il Papa volendo lo possiamo vedere ogni settimana, allora perché siamo venuti qua in Spagna? Perché sì, la GMG è un bel momento da passare con tutti i giovani e i credenti insieme al Papa, però è un bellissimo momento per stare insieme anche con voi, con le persone che ci hanno ospitato. Tutti noi, nessuno di noi ha preso il telefono e ha chiamato a casa alla mamma e al papà italiano. Perché? Perché qui avevamo una mamma e un papà spagnolo. E quando noi parlavamo tra di noi con gli italiani, parlavamo sempre con mamma, mia madre spagnola, mio padre spagnolo, mia sorella spagnola. Quindi da subito la nostra famiglia qui non era più quella italiana, ma era quella spagnola. También nos han preguntado pues por qué hemos venido hasta España, ¿no? Tenemos el Papa a 80 kilómetros, podemos verle a cualquier semana que queramos. Pues no hemos venido solo para el Papa, hombre, claro, para el Papa también, pero también para conoceros, para estar con vosotros, para vivir una experiencia nueva, ¿no? Y entonces, desde que hemos llegado no hemos pensado en nuestras familias italianas, no hemos empezado a llamar a casa. Y qué tal estáis, bueno, os echo de menos y tal. Hemos estado pensando que aquí tenemos otra nueva familia. Entonces, y también cuando estábamos en grupo, ¿no?, entre nosotros italianos, os llamábamos papá, mamá, hermano, hermana y tal. Chiudo, è l'ultima cosa. Vogliamo quindi ringraziare tutti voi, tutte le persone che ci hanno aperto le porte delle case, ma soprattutto ci avete aperto le porte del vostro cuore. Quindi ringraziamo il comune di Azzagra, ringraziamo tutte le famiglie che qui ci hanno ospitato, ringraziamo e abbiamo adesso anche un pensierino per di Azzagra, chi è che ha curato i rapporti con l'Italia, con le mail inviate. Dove sta Maite? Maite? Maite. Abbiamo un applauso. Maite! Maite!
Maite sono 2 mesi che ci spediamo mail per l'organizzazione all'1, alle 2 di notte, le mail dopo il lavoro, le mail per l'organizzazione, abbiamo un pensierino per lei che è stata un pochino la persona che ci ha accolto, che ha organizzato il tutto. Sí, os damos gracias por no solo haber abierto vuestras casas, vuestro ayuntamiento, sino por haber abierto también vuestros corazones, ¿no? Esto ha sido muy importante para nosotros, nos hemos encontrado muy bien en el pueblo. Y damos gracias sobre todo a la persona que ha hecho posible todo esto, que es Maite, claro, porque sin Maite no habríamos podido venir aquí, porque Filippo y Maite han estado trabajando desde 2 meses hasta ahora, todos los días, 24 horas sobre 24. Entonces, gracias de todo, Maite. Un ringraziamento anche a padre Pietro per tutto quanto. E Pedro. Perché era Rosilla, poi ci pensa Don Luca. E l'ultima cosa, un abbraccio forte anche a Quinto, perché adesso finisce per voi. Per voi finisce un periodo molto importante della vita, che è il periodo qui in Azzagra con la scuola. Inizia il periodo dell'università, che è un periodo molto bello della vostra vita. Quindi vi auguro di viverlo sempre con la gioia che avete dimostrato di avere in questi giorni, e un grande abbraccio per il continuo dei vostri studi e per tutto quello che di più bello vi possa accadere nel proseguo della vostra vita. Damo grazie anche a Don Pedro, che è stato con noi tutti i giorni, sopportandoci, e a los quintos, che ci hanno dato alegria de beber y nos han hecho estar bien, ¿no?, estos días, y les felicitamos lo mejor posible para sus vidas, porque se acaba un periodo muy importante aquí en Azagra, en el pueblo, con la familia, empieza otro también importante en la universidad, y entonces felicidades juntos. Gracias, un abrazo a tutti, y paso Don Luca per Andosilla. Allora, io sono Don Luca, insieme a padre Leo siamo un po' i curatori, no, dei ragazzi italiani qui al gemellaggio di Andosilla e a Azzagra. Mi unisco a quello che ha detto Filippo, il ringraziamento va veramente a tutte le famiglie che hanno aperto le loro porte, ci siamo sentiti veramente a casa e questo è stato veramente bello. Bueno, pues Don Luca, no todos le conoceranno perché él estaba en Andosilla. Y nada, como Filippo se une a dar las gracias a todas las familias, a todos los que nos han ayudado estos días. Y nada, que tengáis buenos días en el futuro. Poi un'altra cosa volevo dire a proposito di questa esperienza che ci avete fatto vivere questa sera. È proprio bello vedere tante persone qui riunite per una processione in onore di Maria. Oggi celebriamo la festa dell'Assunzione di Maria al Cielo, e vedere questo popolo che è formato da italiani, tedeschi e spagnoli, che formano un'unica chiesa, è veramente bello e fruttuoso per noi. Poi vi ringrazio anche per la vostra forza, è veramente bello vedere tutto questo che voi avete fatto in onore di Maria. Bueno, estamos muy felices también de ver a tanta gente, ¿no? Porque en Italia tampoco estamos acostumbrados a ver para llevar a la Virgen, sí, es muy importante, pero no estamos acostumbrados a ver a tanta gente, y sobre todo de tantos países. Entonces estamos felices y os damos gracias. L'esperienza che abbiamo vissuto questa sera, qui con voi, e l'esperienza che abbiamo vissuto nelle case, nelle famiglie che ci hanno accolto, è stata proprio un'esperienza di chiesa, la vera chiesa.
se noi siamo qui è veramente grazie alla Chiesa, e la Chiesa, ricordo questo ai ragazzi di lingua italiana, ai ragazzi di lingua spagnola e ai ragazzi di lingua tedesca, la Chiesa siamo noi, non è qualcosa che sta al di sopra di noi, ma noi grazie al nostro contributo possiamo renderla veramente bella. Recordamos también que todo esto ha sido posible gracias a la Iglesia, que nuestra experiencia en las familias durante estos días ha sido una experiencia de Iglesia, la verdadera Iglesia, que solo nosotros podemos hacer que sea así, ¿no? Todos juntos, de todos los países, y entonces, otra vez, gracias. Bene, concludo ringraziando veramente tutti di cuore, chiedendo l'intercessione di Maria e di Gesù perché ci accompagnino sempre nel nostro cammino. E che Gesù e Maria ci aiutino nel nostro cammino. Giovani. Entonces, esto de mi parte, todos me conocen, que estoy aquí por estos días. Da 10 anni che sto in Italia, sempre deseava di partecipare a una giornata mondiale della gioventù e questa ha sido la prima vez, la prima opportunità di stare qui con ustedes. Grazie di corazón perché nos abrieron la puerta, soprattutto le puertas del corazón. Encontramos familias acogedoras. Don Pedro con un corazón grande. Queremos, esta es la segunda vez que participo en Italia, que estoy en España, porque hace 2 años estuve en un peregrinaje a Santiago de Compostela. Oremos a la Virgen María para que esta obra tenga un buen fin. Ya va más de la mitad o casi la mitad. Con vuestro contributo, ma soprattutto con la orazione, con il lavoro, con la unità, podéis llevar adelante questa obra che Dio, perché è Dio, che ha prometto in mano di Don Pedro. Allora, entonces, che il Signore os bendiga e che cada día pueda sempre accompagnarlos en su caminar, en su peregrinaje de la fe. Gracias de corazón.